Dal mare e dagli stagni del Sinis raggiungiamo le vicine alture del Marghine e della Planargia, precisamente le pendici del Montiferru, un'area montuosa dove ancora oggi si produce il casizolu, un antico e pregiato formaggio di vacca a pasta filata. Il casizolu è un formaggio poco conosciuto e fino a qualche anno fa rischiava di scomparire. La particolarità è data proprio dalla materia prima utilizzata per ottenerlo, il latte delle vacche rustiche di razza sardo-modicana oppure bruno-sarda, allevate allo stato brado. La mandria, sebbene circoscritta entro un certo appezzamento di terreno, vive e pascola quotidianamente nell'ambiente naturale, condizione che permette di ottenere un latte dal sapore straordinario. Questi animali e il formaggio che si ottiene dal loro latte sono una vera rarità in questa terra dominata dalle pecore e dal formaggio pecorino. Giampaolo ama la vita del pastore, fatta di sacrifici e rinunce. Si alza alle 4 del mattino e munge le vacche sia all'alba che al tramonto. Tra mille difficoltà, produce un formaggio che rischiava di scomparire. Nel grazioso paese di Sant'Ulussurgiu, un piccolo centro abitato immerso nella natura, tradizionalmente, come avveniva nel passato, le donne lavorano il latte appena munto dai pastori. Dopo aver aggiunto il caglio e atteso la fermentazione lattica, si procede con la filatura della cagliata. Questa fase avviene immergendo la pasta, suddivisa in porzioni, nell'acqua molto calda. Qui l'impasto, nella prima fase di filatura, viene nuovamente compattato. Dopo un lavoro lungo e faticoso, quando la pasta raggiunge la filatura ottimale, viene tolta dall'acqua calda e tagliata a fette in modo da ottenere la giusta quantità per ogni singolo casizolu. Ciascuna porzione deve essere nuovamente riscaldata per breve tempo prima di essere tolta definitivamente dal paiolo per essere lavorata. L'acqua residua, chiamata sabagasu, letteralmente l'acqua e formaggio, non viene gettata via, ma riutilizzata per ottenere gustose minestre al formaggio. La pasta è quasi pronta. Adesso Giampaolo inizierà a modellarla, donandole quella forma caratteristica che lo distingue dagli altri tipi di formaggio. La lucentezza e la regolarità della forma indicano che la filatura e la conseguente lavorazione è stata perfetta. Questa operazione, all'apparenza semplice, in realtà non lo è. Sono necessarie esperienza e maestria per concentrare, comprimere e uniformare il casizolu. La lavorazione della testa è la fase conclusiva del casizolu. Questo è un momento molto delicato, perché la parte superiore deve essere chiusa bene, soprattutto in forme grandi come questa, destinate alla stagionatura. I formaggi di questa pezzatura, qui nelle cantine di Sant'Ulussurgiu, rimangono anche 2 anni. Il casizolu, quando è ben stagionato, profuma di bosco. Per forma e dimensioni, potrebbe essere somigliante ad altri formaggi, ma lo è solo in apparenza. Si tratta di un grande prodotto ottenuto dal latte delle vacche, che traggono nutrimento da specie vegetali rare e dalle proprietà straordinarie, come prodigiosi sono gli ambienti naturali, le acque e il clima di questa terra. Thank you.
Le leggi della natura sono immutabili. Sono le stesse che accompagnavano gli esseri umani agli albori della creazione. Ancora oggi, nel nostro pianeta, sono tanti gli uomini che al ritmo della natura compiono gli stessi antichi gesti dei loro antenati per mantenere vive le tradizioni del lontano passato.